In questo video vi mostrerò come ottenere due fantastici Pokémon misteriosi e sto parlando di Mew e di Jirachi. Benvenuti a mia ombra ed una nuova guida su Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. Non vi voglio rubare troppo tempo, quindi iniziamo subito la guida, ma una cosa lasciatemela dire. Mew e Jirachi. Veramente, tanta roba. Sono tra i miei due Pokémon misteriosi preferiti, soprattutto, devo dire, Jirachi. Ma fatemi sapere anche la vostra qua giù con un commento. Comunque, iniziamo subito. Allora, per ottenere Mew e Jirachi ci sono diversi requisiti. I primi due fondamentali. Allora, se volete ottenere Mew, vi serviranno dei dati di salvataggio presenti sulla vostra Nintendo Switch di Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee. Per Jirachi invece lo stesso, ma dovete avere dei dati di salvataggio di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Potete avere entrambi e quindi ottenere tutti e due Pokémon, oppure magari avere soltanto quelli di Let's Go Pikachu e ottenere quindi soltanto Mew e non Jirachi. Dipende un po' da quali dati di salvataggio avete sulla console. Non vi serviranno più nemmeno i giochi, magari li avete già dati via, li avete venduti, quello che volete, l'importante è che abbiate i dati di salvataggio. Un altro requisito, se siete almeno agli inizi, è quello di aver sconfitto il primo capopalestra e quindi Pedro, così da ottenere la prima medaglia e in modo da poter utilizzare Spaccaroccia al di fuori della lotta. Questo perché? Perché dovremo recarci, in questo caso siamo a Giubilopoli, dovremo recarci a Giardin Fiorito e per arrivarci, appunto, bisognerà spaccare alcune rocce. Se siete appena tornati dalla prima palestra, qua incontrerete anche il Team Galassia. Subito dopo avrete via libera e potrete proseguire nel percorso 204. Attraversate questa zona qua e entrate qua dentro. A questo punto, dirigetevi a destra. Uscite e proseguite sul percorso 204, ci saranno un po' di allenatori da battere, ma niente di troppo difficile, anzi alcuni saranno anche skippabili in realtà. Comunque attraversiamo anche l'erba alta e arriviamo così a Giardin Fiorito, questo bellissimo ma molto piccolo villaggetto, eppure così importante, perché ci farà ottenere Mew e Jirachi, come veramente molto semplice. Vi basterà parlare con questa coppia qua. La signora ci darà Mew. Se abbiamo quindi salvataggi di Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee, mentre se parliamo con il signore ci darà Jirachi, soltanto se abbiamo i dati di salvataggio di Pokémon Spada o Pokémon Scudo. Quindi andiamola a fare immediatamente. Parliamo intanto con la signora. Ah, sembra che tu abbia visitato Kanto con Let's Go. Che diresti di portare questo Pokémon un po' a spasso per Sinnoh? Hai ottenuto Mew. Beh ragazzi, che dire. Molto semplice. Mew verrà inviato al box del PC. Sarà un fantastico compagno d'avventura, vedrai. Chiaramente questi due Pokémon si potranno utilizzare anche durante il corso della vostra avventura, perché comunque a Giardin Fiorito ci si arriverà abbastanza velocemente. Quindi, se vi va e se avete piacere di farlo, li potrete portare lungo tutta la vostra avventura fino magari ai Super 4, quindi liberissimi di farlo. Io, per non semplificarmi troppo, l'avventura li terrò nel box, ma sentitevi liberi, come vi ho già detto anche per Manaphy, di fare quello che vi pare. Se vi piacciono, anzi, li dovete usare, perché altrimenti insomma rimarranno lì soli soletti nei box. Adesso possiamo parlare anche con lui. Oh, a quanto pare ti è capitato di vedere una Desio Stella. Ho qui un Pokémon che fa proprio al caso tuo. Lo vuoi? Hai ottenuto Jirachi. Jirachi verrà inviato al box del PC. Auguro a te e ai tuoi Pokémon delle avventure stupende. Ora, come avete notato, questi due Pokémon non vengono registrati nel Pokédex di Sinnoh, perché al momento abbiamo soltanto quello. Ma quando otterremo anche il Pokédex nazionale, saranno presenti in quel Pokédex naturalmente, però li possiamo intanto andare a vedere. Box del PC. Ed ecco qua il fantastico Mew, livello 1.
e Giraci livello 5. Andiamo a leggere le info. Allora, numero del Pokédex, come vi dicevo prima, non essendo registrato, è così sconosciuto e ignoto al momento. Nome Mew, tipo Psico. Oh, Shadow, come sempre, l'ID è sempre quello lì fissato. Andiamo di qua. Natura Birbona, qui c'è tutto il riepilogo per quanto riguarda l'ottenimento del Pokémon, la data, la provenienza e così via. Andando di qua abbiamo le statistiche. E infine il moveset, vabbè, a livello 1 cosa pretendete, insomma, botta e riflettipo. Adesso guardiamo Giraci, allora torno di qua e vado giù così siamo già pronti, eccolo qui. Nome Giraci, tipo acciaio psico, AOID sempre gli stessi, andiamo avanti. Qua abbiamo la natura furba, ma voi potreste averlo di un'altra natura. Qui c'è scritto che l'abbiamo ottenuto durante un evento speciale, esattamente come Mew, a livello 5, la data, la provenienza... E a quanto vivace mangia di tutto, va bene. Poi qui ci sono le statistiche. E infine il moveset confusione e desiderio. Li vado ad aggiungere qua nel box dei leggendari barra misteriosi insieme al buon Manaphy. E beh, abbiamo già tre Pokémon, niente male. Certo, mi piacerebbe aggiungere alla squadra almeno Giraci perché è veramente troppo troppo bello. Ma resisterò a questa tentazione. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto con un commento qualsiasi cosa voi vogliate condividere con me sul mondo Pokémon. Io vi leggo sempre tutti e siete davvero fantastici, quindi grazie mille. Detto questo, mi raccomando, spolliciate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Tutti gli incontri tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.